saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Mi presento, sono Roberto Carbone, l'ideatore del canale Il Club della Scommessa. È un canale ad intrattenimento sportivo, un canale giovane. Il primo video è stato pubblicato il 16 dicembre dello scorso anno, dunque è meno di un anno e siamo già arrivati a quasi 1200 iscritti. Dunque grazie per il vostro supporto. E quest'oggi siamo qua per presentarvi il ritorno del gioco Il Club della Scommessa, gioco che abbiamo fatto anche lo scorso anno, però quest'anno si riaffaccia con rivoluzionato, dunque avremo una formula nuova. E non solo parleremo di questo, ma come potete notare qui accanto a me c'è un mio carissimo amico Ruggero Di Leo, in arte Betrace, che voi lo conoscete come Betrace. Infatti abbiamo, nell'ultima serie che abbiamo pubblicato in questo canale, era dedicata al poker, un torneo di poker. E non so, vuoi parlarci tu di questa esperienza? È stata una bella esperienza, molto divertente, dove abbiamo comunque messo al primo posto il divertimento, per primis, la base, diciamo, di tutto, in primis, infatti. Tra di noi, infatti lo potete notare guardando i video, dove ci prendiamo in giro ad ogni mano giocata, quindi lì già si capisce il livello di divertimento e, diciamo, la presa sul serio del torneo. Bentornati sul canale del Club La Scommessa in compagnia di Poker Probat e di Betrace, che sta mangiando la focaccia. Io in questo caso ho avuto una doppia molto piccola, però vado a foldare perché non ho fatto in tempo a rispondere. Fortunatamente ho foldato, vedi, dal grande esperto, ho foldato perché sapevo di mancare totalmente. Però c'è qualche... E anche per presentare per proporre una formula diversa rispetto, certo, agli altri canali che parlano di poker proprio seriamente, noi l'abbiamo messa, buttata così sul divertente. In questo caso a venire a collare il mio grande rilancio di piatto. Infatti, no! Infatti, grande paura del mio avversario. Ovviamente di Poker Probat non ha paura nessuno. Che facciamo adesso? Questa va, fortunatamente avrà beccato il 10. Ovviamente è stata anche bravura, diciamo, di Roberto andare a sistemare il video in modo tale da renderlo senza parti noiose, perché ovviamente, come abbiamo detto all'inizio del video, un torneo, 4 ore di torneo, abbiamo fatto 4 ore di torneo in 9 video, significa anche ritagliare le parti di fold, le mani non giocate, quindi le mani dove gli avversari tendono a spezzettare il gioco per poi pagare i bui. Però cosa che Betrace praticamente non esiste fino a quando stai in gioco Betrace. Sì, questo è indubbio. Tentiamo la fortuna. Top pair, yeah! Top pair per Poker Probat e vai di piatto. E vedi, tentiamo la fortuna. Grande Poker Probat. Il primo, cioè, grande mano di Poker Probat, che ha dimostrato ancora una volta che collando a culo si vince. Si tiene sempre. Un grande piatto. Poi comunque volevo invitarvi a vedervi questa serie, con qualche vostro commento, farci sapere cosa ne pensate, se non so, volete suggerirci qualcosa, non so, anche un... Io direi un heads up tra... Sì, una Bet bella Race sfida testa a testa. Per che vinca il migliore. Certo. Abbiamo, anche perché abbiamo due tipologie di gioco completamente opposte. Io sono molto conservativo, molto chiuso. Meno. Lui, diciamo, che promette all'inizio la sua strategia, di gioco, però ma l'attesa è durata pochissimo. E infatti è stato fortunato, è stato premiato dal... Più che fortunato, è stata proprio bravura
anche con mani poco attendibili, andare a speculare piatti importanti. E anche poi per la buona riuscita ci sono state mani proprio veramente da caschetto, però lo sappiamo bene, il poker è così, anche con asso asso si perdono le dice mani. Per me è andata completamente male, cioè non ho la mano con cui sei uscito, dama, ottima che mano. Io praticamente quando l'ho vista mi si sono spalancati gli occhi, ho detto Ali, questo è il mio trampolino di lancio, che prima non avevo avuto niente. E infatti poi è stato ma come la potete assaporare quella mano guardando il nostro video. Comunque fateci sapere cosa ne pensate, proponete qualche idea, qualche vostra idea, qualche cosa, qualche spunto da poter mettere in pratica. Ritorniamo a parlare del gioco di quest'anno, del gioco del club della scommessa, che proporrà il club della scommessa. Praticamente ogni settimana proporrò 5 partite del campionato italiano, dove voi con un semplice commento sotto al video farete il vostro pronostico. Chi il primo che indovinerà il pronostico vincerà il gadget che il club della scommessa metterà in palio. Quale sarà questo gadget? Molto molto bello. Molto bello, più che altro molto Sfizioso. Molto utile, anche soprattutto molto utile. Praticamente è questo qua, è un ciondolo, un semplice portachiavi con multifunzione. Dunque, oltre ad essere un portachiavi è anche una luce. È una luce tascabile, una bitorcia, perché sono due luci. E in più qui da quest'altro lato c'è un gettone per inserire nel carrello, dunque ci evita anche il fastidio di starci a trovare le monetine che non si trovano mai nel momento del bisogno. Dover cambiare 500 euro per inserire la monetina nel carrello non mi sembra possibile. Ma soprattutto per il bellissimo logo che abbiamo fatto stampare sul gadget. Per ringraziare il mio amico Betterese per la fantastica collaborazione nella serie registrata del poker, colgo l'occasione per dare il primo gadget di questa stagione al nostro amico Betterese. Prego. Grazie. Ok, spero che non faccia questo effetto a tutti quanti. Mi raccomando, seguiteci tanto sul poker. E con questo chiudiamo questo video. Un saluto da Poker Probat e da Betrace. Ciao!